Allora, questo premio assegnato dai giovani attori. Sì. È un commento, che effetto fa? Beh, bellissimo, perché come dire, sono i giudici anche forse migliori e anche più severi probabilmente, e sono quelli che vanno a teatro con un gusto non solo di intrattenimento, di vedere lo spettacolo, ma anche di studio, di analisi appunto di quello che stanno vedendo. Quindi ricevere questo premio per me è veramente un'emozione, non me l'aspettavo tra l'altro, veramente, sono sorpresa. E li ringrazio ancora ripetutamente e complimenti a voi, perché veramente state facendo un ottimo lavoro per aiutare proprio anche i giovani che iniziano a fare adesso il mestiere. Voi siete un canale che li aiuta parecchio, credo. Grazie. E tu invece che consiglio daresti proprio ai giovani? Me l'hanno già chiesto anche lì. Sinceramente io dovrei sì, meno drastica di no. Era una battuta, volevo... No, perché non so che dire, perché sinceramente sono io che chiedo consigli ancora adesso, li chiederei anche a loro sinceramente, perché mi sento ancora una lieva, ancora tanto da imparare, quindi non so, sicuramente di tenere molto stretta questa passione, che è così raro oggi avere delle passioni, che quando finalmente la trovi e l'indovini e prendi quella strada devi tenertela stretta e non farti mai scoraggiare da nulla, perché di situazioni che possono scoraggiare, ne dico io, ce ne sono tante, però tenere duro, ecco, sì. Okay, grazie mille allora. Grazie a te, ciao.